I colori e sapori del mondo nel centro storico dell'Aquila per la 3 giorni del mercato europeo portato in città dalla FIVA nazionale. Un mercato ordinato e pulito, una bella esperienza per il centro e per gli operatori commerciali, felici anche quelli aquilani di confrontarsi con prodotti e tipicità di altri posti. C'è stata infatti la massima disponibilità da parte degli operatori locali e degli esercenti del centro. Seppur in numero limitato rispetto ad altre città italiane, gli stand sono stati diversi. Per ragioni di sicurezza non si voleva esagerare come prima edizione. Noi sappiamo il prodotto che portiamo e quindi sappiamo che il prodotto poi alla fine piace, però dobbiamo essere assistiti dal tempo. Devo dire però che c'è molta curiosità in giro. Io ho visto già ieri, che in genere è il giorno più debole perché è il venerdì, però ho visto tanta gente che scendeva, chiedeva, faceva, e quindi ecco, già vediamo già oggi che è sabato mattina, vediamo che la risposta c'è, quindi io ringrazio tutti gli aquilani perché effettivamente per noi è una bella soddisfazione. Filo conduttore, la qualità dei prodotti. Cibo argentino, russo, siciliano, sardo, spagnolo con la paella, saponette della Provenza, stelle alpine, prodotti dal Trentino, piante particolari. La gente incuriosita osserva i banchi e compra pure. Un modo vincente per riportare gli aquilani nel loro centro. Devo dire che mi colpisce molto la pulizia del mercato, lo spazio che c'è per poter transitare e anche la varietà merceologica, quindi non il solito street food, quindi la solita possibilità di mangiare cose, ma anche prodotti merceologici diversi. Questo farà piacere sicuramente agli aquilani, che avranno avuto modo ieri sera, avranno ancora modo oggi e domani di poter godere di questo mercato, peraltro anche graziati dal tempo, visto che è una giornata fantastica.